Nessuna delle due formazioni tra Manfredonia e Sarnese è scesa in campo con le giuste motivazioni. Entrambe ormai sono salve e si sono accontentate del risultato di parità. Un pareggio maturato nel secondo tempo grazie alle reti di Maggio e Laporta. Vadacca si affida al tandem d'attacco Bozzi-Laporta, Vitter invece al bomber Maggio. Primo tempo senza sussulti, ma con i padroni di casa più vicini al gol del vantaggio. Già al primo Bozzi si trova un bel pallone tra i piedi su assist di Molenda, ma calcia addosso al portiere. Per sporcare nuovamente il taccuino bisogna attendere il 43esimo, quando lo stesso Bozzi di testa impegna Nobile. Secondo tempo, al decimo ci prova Antonio Gentile su punizione, Nobile e attento ed è sulla traiettoria. All'11esimo, un po' a sorpresa, la Sarnese passa. Maggio vince un duello fisico con Palumbo e da posizione angolata insacca le spalle di De Gennaro. La reazione del Manfredonia c'è, al 24esimo combinazione Coccia-Laporta con tiro di quest'ultimo bloccato da Nobile. Al 33esimo bella azione di De Vita con diagonale parato dal portiere Campano. Il pressing dei biancocelesti si concretizza al 36esimo quando De Vita viene atterrato in area, calcio di rigore ed espulsione del portiere Nobile per fallo da ultimo uomo. Dal dischetto Laporta spiazza il secondo portiere Ruocco e fa 1-1. La partita finisce qui con Manfredonia e Sarnese che si accontentano e che fanno un altro passo avanti verso la matematica permanenza in Serie D.